Buonasera, vado veloce perché abbiamo massacrato di interventi, quindi da parlamentare europeo vado in tempi davvero europei. Allora, prima di tutto, io penso che si debba anche dire quello che facciamo anche quando lavoriamo a Bruxelles, a Strasburgo per le piccole e medie imprese. Noi abbiamo presentato tutta la nuova programmazione europea che sarà per i prossimi 7 anni, dal 2014 al 2020. E l'impegno dei parlamentari europei italiani, tutti, al di là degli schieramenti poi nazionali, è stato quello di porre su ogni programma la priorità per le piccole e medie imprese. Sono miliardi di euro disponibili dal 1° gennaio di quest'anno fino al 2020, sono miliardi di euro che spesso neanche si sa che esistono, sono miliardi di euro che sono direttamente fruibili dalle imprese, cioè senza passare dal meccanismo farraginoso delle regioni, ma che le singole imprese possono attingere direttamente a Bruxelles. E quindi, ringraziando il Presidente D'Amico per l'invito e per essere qui oggi, mi metto anche direttamente a disposizione per informare se c'è bisogno, per seguire la progettazione da questo punto di vista, per far vedere che questa Europa può essere anche concreta, può essere presente sul territorio, perché vedete, uno dei peggiori benvenuti che ho avuto quando sono arrivato a Bruxelles all'inizio della legislatura è stato quello di un collega irlandese che mi ha detto: ah, sei italiano, complimenti, ce lo sai che le nostre autostrade sono chiamate in Irlanda autostrade italiane? Dico: ah, perché? C'era un grande ingegnere, c'era una grande società italiana che le ha progettate. Dice: no, perché l'abbiamo fatti con i soldi vostri che voi non avete utilizzato e li abbiamo utilizzati noi. Ecco, questo è come mi hanno accolto a Bruxelles praticamente 5 anni fa, e quindi penso che ci sia bisogno anche di un intervento da questo punto di vista. Lo abbiamo fatto con una direttiva chiara, quella sui cosiddetti ritardi di pagamento, perché è inammissibile che la pubblica amministrazione chieda sempre e comunque tutto al cittadino e alle imprese e poi non si ricordi dei suoi primi doveri, cioè quello di pagare le imprese, in questo caso, che svolgono un lavoro e che lo fanno anche con tanti e grandi sacrifici. Allora, lo abbiamo fatto perché è una battaglia di civiltà e di dignità, lo abbiamo fatto però, poi io ascolto talvolta alcuni discorsi del governo, io insomma lo dico, insomma faccio parte di Fratelli d'Italia, quindi mi colloco all'opposizione in questo momento, e ho ascoltato il sottosegretario che diceva: abbiamo sbloccato i fondi per la pubblica amministrazione, ma il commissario Tajani ha iniziato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia esattamente 2 giorni fa, perché questa direttiva sui ritardi di pagamento non è applicata. E allora il problema è sicuramente l'Europa, ma talvolta è anche l'Italia. Lo dico perché la Banca Centrale Europea ha stampato miliardi di euro che ha poi prestato alle banche nazionali, perché questi soldi devono essere fruibili dalle imprese e dalle famiglie. Dove sono finiti questi soldi? Dove sono finiti questi soldi? Lo chiedo con grande anche accortezza, ma insomma la BCE questi soldi li dà all'1%, noi quando li vediamo, voi quando li vedete, se li vedete, li arrivano al 7%, al 10% e poi spariscono in pratiche assolutamente incredibili di speculazione. Allora, servono più o meno 10 autorizzazioni burocratiche per aprire un negozio di parrucchieri. Abbiamo una tassazione che è da record mondiale, e allora, siccome veniamo sempre a raccontarci che la piccola e media impresa è l'ossatura dell'Italia, io mi chiedo: perché scambiamo sempre l'imprenditore con l'evasore? Perché automaticamente dobbiamo avere un clima di sospetto nei confronti di chi fa impresa, fa lavoro, crea occupazione? Allora, questo è un aspetto, perché poi anche questo magari diciamolo, no? Ogni tanto. Allora, chi sono gli evasori fiscali in questo Paese? Sono le banche e sono le grandi società di gioco e di scommesse, verso cui il governo si presenta per dire: vabbè, patteggiamo. A voi vi hanno mai detto: vabbè, patteggiate, avete un debito con la pubblica amministrazione, ma non perché voi non pagate, ma perché la pubblica amministrazione non vi paga. Ovviamente vi chiede il DURC, che deve essere assolutamente in regola, perché se no non se ne parla neanche. Poi vanno dalle banche, dai signori dei grandi giochi, e dice: vabbè, patteggiamo, quello che ci avete dateci. Ecco, questo è un sistema che non può funzionare più. È un sistema che può essere controllato dall'Unione Europea, ma serve che anche l'Italia faccia la sua partita. E penso che, malgrado quello che si dice di questo grande governo, di questa grande maggioranza che dovrebbe avere i numeri per fare tutto, a me sembra che sia stato fatto veramente poco. Grazie per l'attenzione. Grazie, onorevole Scurria.